Il ministro Azzolina ha avuto modo poi di visitare dettagliatamente l'Istituto Agrario Angeloni di Frosinone. Dopo essere stata accolta e aver ricevuto il benvenuto dalla dirigente scolastica Alessandra Nardoni, dopo aver apprezzato dei doni caratteristici e aver ascoltato i discorsi di una delegazione dei ragazzi e aver assistito ad un mini concerto di organetti, ha infilato un paio di stivaloni e guanti forniti dalla scuola e munita di una cesoia, si è infilata tra i vigneti della scuola tagliando simbolicamente dei grappoli d'uva. È stata poi accompagnata in una casa colonica e ha assistito alla torchiatura e alla definizione della gradatura del vino. Dopo è tornata nei locali della scuola, ha salutato gli studenti, lodando la validità e l'importanza di un istituto come questo e delle cose che vengono fatte al suo interno, e ha invitato i giornalisti presenti a raccontarle all'esterno. Qui abbiamo un esempio di quanto possa essere importante il lavoro di una comunità scolastica. I prodotti che, come voi stessi prima avete visto, questi ragazzi producono, li ho anche assaggiati, sono veramente buonissimi. Quindi raccontatele queste belle cose. Lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro futuro. Soddisfatta la dirigente scolastica Alessandra Nardoni, in particolare per la partecipazione concreta del ministro insieme ai ragazzi alla raccolta dei grappoli d'uva. Proprio al grappolo d'uva ha voluto associare una serie di significati. La venuta presso il territorio di Frosinone e in particolare presso l'Istituto Angeloni e ancora più in particolare presso la sede dell'Istituto Agrario da parte dell'onorevole ministro Azzolina, è stato per noi motivo di orgoglio. In particolare il ministro aveva già espresso la volontà di poter vendemmiare insieme ai nostri studenti. E poiché, insomma, come ho avuto modo di dire anche nel discorso di saluto che ho fatto all'onorevole ministro, la vendemmia non solo è un rito, una sorta di rito magico, ma l'uva e il grappolo d'uva sono simboli che inneggiano sia la vita, sia simboli benaugurali, e in particolare, così come ho avuto modo di dire, il grappolo d'uva, proprio visto dal punto di vista antropologico, è un simbolo di unione. Mi è sembrato opportuno collocarla all'interno di questa cornice, proprio mettendo in evidenza come la scuola stia vivendo anche un momento molto particolare che non sfugge a nessuno, ma che tutti insieme, come appunto un grappolo d'uva, tutti insieme ce la possiamo fare. L'impegno della scuola è stato nei mesi passati e continuerà ad essere uno sforzo enorme per poter consentire a tutti gli studenti la presenza e quindi un ritorno alla normalità. Appunto, la vendemmia è un esempio tangibile di questo ritorno alla normalità. La vendemmia poi si innesta e caratterizza proprio l'attività laboratoriale dell'Istituto Agrario e quindi, come dire, corona, no? Questo ritorno alla normalità in questa unione di intenti. Infine, ha spiegato di cosa ha parlato con il ministro. Abbiamo parlato di molteplici situazioni, non abbiamo neanche trascurato il fatto che nella prima settimana di scuola la scuola si è trovata in qualche difficoltà. È vero che noi abbiamo riaperto la scuola in presenza il 14 di settembre. L'ho informata che il 14 di settembre avevamo riaperto la scuola in presenza ai ragazzi delle classi prime per fare la giornata di accoglienza, ma che poiché mancavano sia i banchi monoposto, sia unità di personale collaboratore scolastico, sia unità di personale docente, nella prima settimana di scuola abbiamo fatto la didattica a distanza. Abbiamo parlato dell'importanza dei prodotti che i nostri ragazzi realizzano nell'azienda agraria, di quanto venga commercializzato, quindi abbiamo anche parlato di questo aspetto della commercializzazione dei prodotti dell'azienda agraria, del fatto che l'istruzione tecnica o professionale sia in qualche modo messa in un secondo piano, ma che invece deve essere assolutamente rivalutata perché appunto crea delle professionalità.